Benvenuti o bentornati sul canale, benvenuti nelle Dreamlands, 12 bit, Astral Carlo, chi più ne ha più ne metta. Siamo il solito equipaggio folle e follissimo della nave bianca e con me ci sono i soliti, ovvero io sono Dairan e Carlo e Marvin. siamo giunti in questa bella versione dell'ospedale, bella pulita, ordinata. Ho deciso di Sì. non inquadrarmi con la cosa che c'è lì, va bene, non importa. Sappiate che abbiamo tagliato le circa 100 bestemmie che ha detto il Dairan ricordandosi Esatto, dove siamo. ho detto no, l'ospedale, Carlo, gioca tu. Il Pulita posto quella tranquillo. ventola. Sì, bella, no? Sembra il clima del mio negozio. Allora, qui abbiamo due porte, tre porte e un niente. Che è sta roba? Niente. Allora, vediamo dove siamo sulla mappa. Che ricordiamo, la mappa dei posti è la stessa, ma cambia, quindi le porte non contano più. Beh, qui c'è un garden da cui mi pare siamo giunti. Sì, siamo giunti. Si aspetta, praticamente spiega, cioè tu sei nella realtà normale, No, in realtà no, alternata. appunto nella realtà normale si vede le porte che hai provato. Sì. Adesso chiaramente essendo in un'altra Si realtà resettano. si resetta tutto. Sì. Si resettano le porte, per cui sono da riprovare tutte. Io perché ho un fucile? Perché ho combattuto quella schifezza appesa al soffitto. Quindi adesso andremo di pistola, per cui abbiamo soltanto 546 colpi, con regola proiettili per 3, e andiamo a vedere cosa ci aspetta. Madonna, sono tanti anche col triplo, però. Sì, col Cioè, nel senso, te ne triplo. danno una secchiata. Sì, senza triple proiettili di difficoltà hard è Secondo me non incagabile. ci bastano 546 Sì, beh, dipende. Beh, bello sto play. No, però bar. scusami, 540 vuol dire che te ne andati almeno 150, se no. Sì. Se boh, Però è difficoltà facile ci dipende anche. quanti colpi per ogni No, nemico a ma ha buttarlo giù. raccolto tutto praticamente. Ho raccolto tutto, i nemici vanno giù con un rutto e ne troviamo di più perché è difficoltà facile. Allora, queste porte non so se sono vere perché già l'ascensore è esplorabile, però ci diamo un'occhiata veloce perché non me lo ricordo mai. Qui non è una porta. Allora, Oh, ma poi in sti giochi bisogna provare tutte le porte. Sì. Diciamo che ricordo che non dovrebbero essere stanze Importantissime. importantissime, però sono stanze del gioco. Sì, che hanno un certo design, tipo, contribuiscono a dare un certo clima Esatto. salubre. Poi ci sono questi suoni. C'è la telecamera, ve lo dico già che sta impazzendo, perché qui James esce dall'inquadratura e Bello. non è normale, però vabbè. Speriamo non fosse quel muro che devo cliccare. Vabbè, sì. No, sono stanze importanti, mi pare una di queste. Vediamo. Cioè, telecamera sta impazzendo, aiuto! Aiuto! Oh, vomito! E infatti ho sbagliato. Allora, andiamo di qua. Vediamo la mappa cosa ci Cioè, dice. capisci i giochi di una volta? Sì, Cioè, sì. adesso magari è un discorso di emulazione da Play 3, un po' così. Esatto. Ma non era molto meglio prima. Sembrava ci fosse un mega ragno sul muro, invece una texture che va a fanculo. Allora, porta. Proiettili, bevanda ciao ciao. Possiamo andare. Marvin, hai capito perché bevanda ciao ciao? Sì, perché salutare. Bravissimo. Perché la mia dieta è salutare, quindi ciao. Allora. Che gli faceva fare le traduzioni dei Sì. ghiaccioli. Allora, la telecamera ormai è andata, ve lo dico. Si è Però staccato guarda, tutto. hanno presentato recentemente un gioco del genere, quindi coi tank control, un gioco Roba. cileno tipo survival Sì. horror. E cioè, a me queste telecamere qua comunque piacciono tantissimo, ti contribuiscono a darti un senso di ansia Sì. bellissimo. Sì, questa è completamente sfasata fuori Sì, un dall'asse. po', giusto un po'. Speriamo si fissi da solo. Oh. Eila, salve. Ma perché i controlli del personaggio sono approssimativi? La programmazione approssimativa. Lo shooting è discutibile. Discutibile, esatto. Allora adesso andiamo. Ma senti, all'aumentare, una curiosità, all'aumentare della difficoltà, Sì. lui gli manca di più? Questa è una bella domanda. Ci vogliono più colpi, ma non so se gli manca di più. No, perché lui ha una mira, avevamo detto già un po' di episodi fa, da Sì. Sì. persona normale, civile. Quindi probabilmente qualcuno ogni tanto lo manca. Peggiore è l'uno proprio. Ero rinchiuso nel seminterrato del seminterrato. Era così piccolo e buio, avevo così tanta paura. Ho fatto cadere il mio prezioso anello, ma mai e poi mai tornerò lì dentro.
Ah, chissà chi deve andarci. Esatto. La batteria a secco, una chiave del deposito del seminterrato, parte della carta da parati è strappata, c'è qualcosa di segnato sotto sul muro. Queste mani stanno cercando qualcosa o sono solamente un segno di dolore? Ma perché ti fai queste domande, brutto pirla? Allora... Però è figo perché si vede che anche lui sta cominciando a non reggere più tanto. Sì. È lì che dice: ma dove cazzo sono finito? Perché alla fine nel Resident Evil hai la gente preparata agli SWAT qua. Che sono male i tizi nei Silent Hill. Un commesso della Lidl infilato nella cacca, praticamente. Allora, dai, vai. Colpi per doppietta. Sì. Va bene. Qui abbiamo la scensura da dove siamo arrivati. Ma aspetta, domanda, noi abbiamo il fucile o la doppietta adesso? Credo solo la doppietta. Sì. Doppietta con un 82 colpi, quindi okay. Possiamo tirare giù i muri. Possiamo aprire le porte con la doppietta. Come in Alone in the Dark. Allora, bel gioco. Il gioco da fare le comparison sì, con sì, Silent Hill. Sì. Esatto. Che potevi controllare la sedia infuocata che tenevi in mano. Wow! Allora, Alone in the Fart. Madonna, l'ho provato su Xbox 360 col doppio joystick per cui fare i controlli. Sì. Ingiocabile. Mamma mia. Poi mi pare che l'hanno fissato un pochino. Sì, delle hanno parole. Fatto uscire Alone in the Dark Inferno per PS3 un anno dopo, fissato. Ecco. Vediamo James che ha il fisico di un sollevatore di polemica, quindi questo frigo non l'aprirà neanche volendo. Guarda, fisico da soffiatore di minestrine professionista. Niente da fare, la porta troppo pesante per aprire da solo. Si incoglionito. Va bene, e ancora più serve farci capire che è un uomo normale, perché effettivamente sì. È da soli col cacchio che lo tiriamo su. Andremo al terzo piano, Carletto, che dici? In bomba. Allora. O lui fisicamente? Cioè, è normale alla fine, se vedi. Cioè, non c'ha la panza, però insomma non sembra... Sì, un magazziniere della Troni, sostanzialmente. Esatto. Niente di che, niente di... Sì, non sembra Stallone appena uscito da Rambo 2. No, esatto. Con la panza da sollevatore di boccali. Allora, qui abbiamo un'amica. James ha dato un calcio all'aria. Ok. Vabbè, quale collisioni, non facciamoci troppe domande. Sì, esatto. Cioè, già c'hai l'animazione del calcio, non ti lamentare. Esatto. Ti immagini i tizi, gli autori. Il calcetto. C'è il dipinto di una donna sulla porta, stranamente la mano del ritratto è in 3D e sporge dal dipinto. Come fosse un braccio di una statua. Questa è la più sporca. Top sporca. Allora. Chiusa. Secondo me questa è. Fra un po' inizieremo a scrivere il caffè. Sì, questa sì. Secondo me questa è aperta. Mamma mia. Ciao. Allora. Secondo me non scommettiamo più col Dyra. No. Pezzo di carta, c'è solo uno scarabocchio e c'è scritto sopra qualcosa. Lei è un angelo che nessuno vede, solo io posso vedere la dama dalla porta, loro non possono camminare sul suo ponte di filo, il peso delle loro colpe li fa cadere. Questo, mi rendo sonto colo adesso, conto solo adesso, che è più di una scritta idiota. Perché lui dice, lei è un angelo che nessuno vede, solo io posso vedere la dama della porta, che è quella che abbiamo visto. Sì, che è la tizia col coso 3D. Che anche noi guardiamo, che effettivamente in un ospedale non può esistere una porta con due braccia che escono fuori. No, è impossibile. Quindi noi, cioè James e questo qua che scrive, siamo pazzi uguali. Come orridi rigonfi cadaveri, i loro peccati, lei li divora, peccati e peccatori, lei mi salva, lei è un angelo. Sì, ok, stiamo proprio bene. Quindi vuol dire che lui vedeva... Lui vedeva qualcosa. Qualcosa. Mm. Secondo me questa è chiusa. Questa secondo me... Chiusa. Dici? Ok. Questa Aperta. Carlo? No, chiusa. Questa? Chiusa. Ma io vado a statistica, no? L'80% delle porte di Silent Hill questa è chiusa. Chiusa. Vedi? Allora, proviamole tutte così. Questa è chiusa. Ma poi una aperta. Questa è aperta. No, scherzo. Questa è aperta. Impazzendo. Attenzione. Ci sono delle bottigliette di medicina vuote qui. È quello che prendeva Maria. Maria sta male anche adesso, senti il respiro. Eh sì. E il battito. Noi l'abbiamo lasciata che era lì, che fa, I'm so comfy. E adesso la percepisci comunque, esatto. A livello sonoro.
che è come bello se fosse come... ancora lì. Sì. Questa Marvin? Chiusa. No, sì, bravo. No, sì. Sì, sì. Questa? Aperta. No, chiusa. È l'80% chiuso. Vabbè, il mio 80 è un po' diverso. Allora, torniamo un attimo a fare questo lato. Insegno un trucco. Quelle che sono aperte hanno un bordo di maniglia che sbuca fuori. Però lo si vede solo da una certa angolazione, solo se hai la vista di falco. E la miseria. Cioè non è la maniglia, è tipo il lucchetto che è stato tolto. Vediamo se si vede. Eccolo, va, vedi questa? C'ha quel cosetto okay, blu. Okay. Madonna. Questo l'ho scoperto io a caso. Sì, al buio, tra l'altro. Sì, comodissimo. Un giorno ho detto, ma aspetta, vediamo di capire. Si vedono le porte. Oh, questa qua. Buongiorno. Ciao. Salve. Madonna, ti hai tirato col bazooka. Sì, esatto. Questa è fatta sparire in un'altra dimensione per un attimo. Allora, qui abbiamo stanzetta. Questa stanzetta ha degli oggetti qua, doppietta, pronto soccorso, proiettili, bene. Per, pare non esserci niente. Carlo, ti ricordi la stanzetta? Certo. Allora, qui abbiamo un ascensore rotto. Di solito nei Silent Hill, quando pare non esserci niente, si è sempre fregato. Esatto. In qualche modo. Allora. Questa scala ci permetterà di andare dove non siamo mai stati ancora in questa dimensione, ovvero sul tetto. Sul tetto e anche tutti gli altri piani, perché abbiamo fatto soltanto il come si dice? Soltanto la parte a sinistra degli altri piani. Questo era l'unico di cui si apriva la porta che ti va nella zona est dei piani. Ma che bug! Oh, vi assicuro che nell'originale non ci sono. La camera è proprio sputta. Sì. Vi assicuriamo che nell'originale non si vede così male, cioè è un problema di emulazione della PS3. Che stranamente non ha ancora iniziato a soffiare, ma la sento che sta per partire. Sì, dagli 5 minuti parte ancora, che adesso si incazza un po'. Esatto. È bello che poi non la smette. Non la smette più. Cioè, è pazzesco. Tipo, non è che dici, vabbè, sai, come la macchina quando si scalda un po', esatto, parte la ventola, magari dopo un po' si spegne. No, invece no, lì. No, no. Bolle e continua a bollire. Esatto. Allora, qui... ci sono dei rumori belli. Abbiamo usato la chiaff. Qui. Qui abbiamo... cartuccia per la doppietta. Qui potrebbe esserci il seminterrato del seminterrato, perché ci sono delle manate di sangue. Mm. Via. Sì, che anche qua è un bellissimo indizio. Cioè, non voglio dire non puoi non vederlo alla esatto. fine. Cioè, devi avere un attimo due neuroni, ma insomma, abbastanza esatto. chiamato. Andiamo per scendere. James. Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway! What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why yeah, didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So... conosciuti 5 minuti fa. Cioè, che cazzo sei? She ran away. We've got to find her. You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Si capisci? Sembrano tutte un po' frasi quasi stupide buttate lì, no? Cioè, la conosci da tanto, non l'ho mai vista prima. Esatto. Però ha senso, che dici... Ha comunque tutto senso, cioè sì. Acquisterà senso nel tempo, eh? Esatto. Che lei l'abbiamo lasciata nella dimensione normale in un letto. Sto qua, allora stai lì.
Poi sono quasi morta di paura, ma cioè, da dove sbuchi? Sì. No, poi lui ovviamente è deluso, no? Perché lui ogni volta che la vede gli ricorda subito sua moglie, no? Esatto. E vorrebbe credere che sia sua moglie, no? Però in realtà è... No. E quindi ci rimane male, no? Esatto. L'altra si incazza tantissimo. Dice, comunque... effettivamente. Allora. Boh, lei è isterica male. Sì, lei ha dei fastidi. Allora, noi siamo sbucati qua perché sì, noi andremo... Ecco Maria, già che sei qua. Vieni qua. Sta ferma. Allora. Sì, tanto tra la telecamera, tra Maria. Sì, io sto impazzendo. Io e Marvin fra un po' ti chiediamo dove cazzo siamo. Sì, sì, infatti sto pensando. Sì. Sì, fare un corso di laurea in architettura per capire a che piano sei. Dio santo. Che bel rumore. Sì. Che c'è il cognome suo peraltro. Questo pezzo potrebbe togliere secondo me. Però è molto particolare. Sì. È Fantasylandia. Sicuramente è. Ma perché è quello del lago, se non mi ricordo male? Cosa risponde Marvin? Abbiamo letto qualcosa di lui. Eric Gay? No. Walter Sullivan. Boh, però sì che se lo ricorda, cioè nel senso. Beh, basta che vai nei menu e ti rileggi tutte le note. Carlo? Non ho seguito la domanda. La strada è l'unica strada che porta al parco divertimenti. Bachman Road? Dovrebbe essere la terza, ma te ne va. Ok. Qua devi vedere la mappa, per forza. Sì, allora il trucco per questo è guardi la mappa, vedi il nome del parco divertimenti, vedi il nome della strada che porta di là, sulla del lago, e rileggi le note. La nota che abbiamo trovato in quell'appartamento del cacchio parla di Walter Sullivan, che dice che ha ammazzato i due bambini in mezzo alla strada e poi si è suicidato con un cucchiaio. Esatto. Allora, noi stiamo andando al secondo piano per prendere una roba, però io approfitterei col profiterol di andare a vedere di un'altra cosa. Sì, il quiz a premi si vede che sono giapponesi. Sì. Cioè lì si vede tantissimo lo sviluppatore giapponese che ha voluto mettere dentro la roba fuori di testa completamente. Esatto. Quiz a premi che indovina il nome del partecipante, che siamo noi casualmente. Esatto. Se noi andiamo di... Su per il muro. E non andiamo... No! Sì, invece. Andiamo di qua. Siamo al primo piano, un attimo, perché... Così, andiamo di qua. Tua sorella! Non mi ricordo qual è la porta. No! Ho sbagliato! Ma...
mi sono ritornato al cervello, adesso è un problema. Al terzo e poi al primo. Ma vaffa. Allora, buon, già che siamo qua. No, vai, beh, scusa, guarda le mappe, non mi sembravano le mappe facili da ricordarsi. No, ma ho sbagliato, non il primo piano è l'unico dove non serviva andare. Madonna che pirla. Allora, cosa succede? Che... Però guarda che hanno sempre avuto un po' loro, sai, il finale del cane, il finale UFO. Sì, cioè, in tutti i Silent Hill ci sono. Quindi sono le classiche robe un po' fuori di testa, un po' strane, un po' proprio... Cioè, che non sono in realtà della nostra cultura, non lo diresti. No, infatti. Allora, noi dicevamo, andremo qua, beh, sì, vieni qua, Maria. Allora, noi andiamo. Prima, qua. Perché lei ci serve al secondo piano. Però noi andiamo qua, perché lui dice, se volete ritirare il premio, qua. Praticamente abbiamo il frame rate che cala a 3. E ringrazia. Esatto, e abbiamo questa question 1, 2, 3, risposte 1, 2, 3. Cosa succede se sbagli? Ti cade un soffio acido in testa che ti manda la vita a 1 HP. Bello. Cartuccia per doppietta. Che cartuccia disastro. Ampolla. Non è male. L'ampolla ti fulla completamente, sì, se non sbaglio. Sì. Madonna, tanta roba. Sì. Ma no, questo è da rispondere assolutamente sempre. Esatto. Non mi ricordavo che ti desse così tanta roba. Sì. Penso che ce ne dia tanta perché siamo facile. No. Credo sia sempre uguale. Penso sia l'unico posto che ti do. Ma anche se te ne desse la metà, cioè è tantissimo. Sì. Sì. C'è un kit medico totale più cartucce dell'arma più forte del gioco. Due ampolle. Sì. Ma appunto metti anche te ne desse una. Ah sì sì. A metà, sì sì. È tutto gratis. Allora, noi prima andiamo qua. Maria, senti, allora io sono andato a fare questo giro all'IKEA, ho trovato sto frigorifero fighissimo. Però volevo vedere come è fatto dentro. Il commesso non mi risponde. Mi dai una mano a aprirlo? Grazie. You can't open it? Yeah. Maria. Ma c'è una gag, no, adesso. You're supposed to be the big man around here. Ma che lo diceva? Avrei una battuta, ma i nostri canali sono protetti, direi che non voglio che ci bannino, ma ho una bella battuta per quelle braccine lì. What's this? Not very cute, is it? You're James. You take it. Thanks. Anello di piombo. Che culo. Sai, tipo, fa schifo sta roba, tienila tu. Grazie. Grazie. Adesso da qui noi andiamo. Potevamo effettivamente farlo dopo il terzo piano. Sono più scemo sono oggi. Ma boh, vabbè, alla fine abbiamo già fatto due. Importante andare avanti. Sì, 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 no, è che già che ero al secondo con lei, potevo prima prendere l'anello e poi andare al terzo. Guarda che il Dairan era arrivato al momento che ottimizzava, andiamo lì, facciamo lì, così sì. Poi là. Volevo farlo nel meno tempo possibile. No, vabbè, insomma, easy. Quindi abbiamo la porta. Abbiamo due anelli, metti uno. Non l'ho esaminato, magari c'è scritto qualcosa di divertente. Mettiamo l'altro. Un disgustoso volto rigonfio. Non penso sia importante. Così occhio. Un anello per mano e la porta si apre. Fatto, non avevi indizi che servivano, cioè che bastavano due anelli? No. Ah. Cioè potevano servirne uno, tre, quattro. O dieci, sì, sì. Se ti levi dalle scatole. Ok, noi che abbiamo la tolleranza. Che originalmente questa non è una. Cioè, è tipo una rampa di scale che. Io non so dove sono, ragazzi. Ah, qui. È impazzita la telecamera. È in modalità difficile, no? Perché siccome lo sai a memoria, sì. Così. Ti mette i trucchi. Voglio vedere adesso sto pezzo come lo faccio con la telecamera spostata. Vieni, Maria. Vieni, vieni. Cos'è? Oh oh, chi è? Oh! Ma quello è piramide testa! È lui, è lui! Vieni via, vieni via, via, via. Aiuto! Aiuto! Via, via, corri Maria! Via! Oh mio Dio! Via, via, via!
Via, 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 via. Ma lei cammina. Lei più o meno fa quello che fai tu. Vieni. Che asco. Vieni. Corri. Oh oh. Si poteva sospettare che non sarebbe finita tanto bene. No. Beh, lui in realtà si dispera anche troppo. Cioè, nel senso, per averla conosciuta. Forse anche un po' perché gli ricorda la moglie. Sì. Ti inaspetto. Che dice, ne ho persa una, adesso ne ho persa un'altra. Cioè. Sembra quasi una maledizione ricorrente. Tra l'altro, in questo pezzo qua non era poi così scriptato. Cioè, se tu ti fermavi, lui ti ammazzava. Sì. Sì, non era uscibile da qui. Io approfitterei del save point che... Scherzavo. Ah, beh, e c'è comunque. Che... Cioè, nel senso, non era una gimmick. Cioè, che tu vai avanti, lui comunque ti segue. Cioè, gli aveva già tirato una sberla, a Maria, sì, per dirti, una spadata. Ammazzava lei, poi ammazzava me. Se ammazzava lei... Game over. Game over, ok. Sì. Non mi ricordavo, ma era giusto dirlo. Sì, sì. Allora, colui che non ha il coraggio di farsi guardare da oltre l'abisso non ha il coraggio di guardare dentro se stesso. Sti cazzi. La verità può essere scoperta solo andando avanti. Segui la mappa, ci sono una lettera e una chiave. Lindsay Street. Letter French. Rosewater Park. Silent Hill Historical Society. Quindi abbiamo un minimo di destinazione. E un'altra chiave. Era bocciosa. La maledetta Laura. Ricordiamoci che Maria è appena morta perché siamo entrati a cercare te e te ne vai in giro. Adesso ti faccio dai, crescere. Tranquilla, cioè lei tranquilla. Proprio come se non ci fosse niente. Sì, sì. La minaccia era troppo grossa, cioè come facevi? Sì. Qua è dura. Troverò Mary, l'unica cosa in cui posso sperare. Si vede che anche lui si sta aggrappando letteralmente ai fantasmi, sì, nel senso. Sì. Cioè per quello che ne sa lui, sua moglie è morta. È morta, cioè, anzi, probabilmente per quello che ne sanno tutti è morta, tipo. E quindi bisogna capire, cioè, boh. Cosa ci facciamo in questa città? Se volete sapere cosa ci facciamo in questa città, continuate a seguirci. E quindi vi salutiamo con questo episodio, ci vediamo al prossimo. Mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi ai nostri canali. Un saluto da Dairan, Carlo e Marvin.